Che grande giorno, signori. Il Cucurella Day. Allora, vi dico quello che è il mio obiettivo. Io vorrei non finire, perché stiamo tipo 10-0, mancano 20 partite, non la finiremo mai. Però avrei voluto fare la VL con Cucurella. Quindi, bando alle ciance. Vai, time to shine. Facci vedere Mark, su, come si presenta in game. Arrosta. Ma scusate, Tony Modestino mi ha mandato uno screenshot dove si vedeva Cucurella. Dov'è? Mark, dove sei? Non lasciarmi da solo, Mark! Ma guardate che faccia seria che tene. Che stile! Ah, si vede dall'84, allora... Porca miseria! Muoviamoci ad andare a sbloccare l'84, che io devo vedere il walkout di Mark. Ma quante belle... Dai che c'è il walkout. Il walkout di Mark Cucurella. Ecco, te ne pure un cerchietto in casa, madonna. Chi più cerchietto, vanno tutti e tre in lì. Devastante, signori. Devastante. Te ne un cerchietto in casa. Che scarpa in tinta con la mia divisa. Vir com'è fiero. Chi sono predestinati? Ti apriamo al volo quelle due. Vir quanto è bello. Vir. Maronna, vedete quanto è bello. Guarda, ma te ne chi luce il chiatto in capo. Vedi come pesca. Sì. Bellissima sta carta. Bello. Vattene a rigiocare, coglione. No, tu dai, vai a rigiocare, coglione. Guardate come fa bene il pesce. Col cerchietto, la scarpa gialla. Grande, grande, Mark, mitico. Number one. Che meraviglia, Cante Cucurella davanti la fottuta difesa, signori. Oh! Vai, Mark! Vieni con me, corre! Maron! Mark! Che giocatore meraviglioso! Maron si presenta così, prende palla d'ignoranza! Guarda, vieni come si abbraccia tutto quanto, è il nuovo leader! Mark! Si presenta così! Bravo, guarda! Madonna, ma c'è un'accelerazione bestiale, guaiù, e non sto scherzando, Subito gol e assist per Mark Cucurella! Aia, a parte gli scherzi, cioè, pare molto valido, io non... L'ho sbloccato per ride, ma... Questo fa salire la squadra in una maniera fenomenale. Guarda quanto corre. Ma guardate come tiene bene la posizione. Sta sempre davanti alla difesa. Vabbè, questo che cazzo sta a fare. Bravo. Intervento automatico per Mark. Filtrante epico pure. Mamma mia, che giocatore.
Questo è un giocatore che va, cioè, sa da usare tipo Kanté, però in più è anche molto, vedete come mette il piede, in più è anche molto tecnico, un Kanté per farci passaggi, io lo vedo così, poi quando c'è da calciare, magari calcia anche bene, vedi, guarda, questo è uno scherzo. Mi sono papocchiato io senza la quinta stella skill, non è che. Ma guardate poi pure il posizionamento. Vedi, non va usato in questo modo. Vedi, ci si deve sprint boostare, poi non bisogna star lì a provare giocate infinite, perché tanto se ti metti troppo a gigioneggiare, c'è il problema un po' di tutti quelli con le gambette che prima o poi ti levano. Quindi, guarda come era fastidio, guarda come era fastidio. Che bello Yuka Turicchi, vir vir. Com'è aggressivo. Sta cosanga l'occhio. Pazzesco, guarda che accelerazione. Che gol è? Che gol è? Marca! Guarda come tira bene! E fammi una spalata da merda! Mescola la merda, Mark, mescola! Bravo! Mamma mia, che stile che c'ha, guarda che roba! No, Ayu è proprio rutto. È proprio rutto. Ha un'accelerazione bruciata. Chissà come si tenesse 99 accelerazione. Ha un'accelerazione bruciante. Bravo, Maronna, che bello giocatore. Anche la fase difensiva. Filtrante epico. E beh. Che filtrante. Venerdì mattina. Guarda, incredibile. No. Bravo Mark. E pigliate sta mescolata di merda di Mark, ti è? Quindi, recap di questo Cucurella in versione 87 ES, la miglior versione disponibile sbloccata, vi dico la verità proprio per ride, perché si è creato il meme. Se andate sul mio Instagram e vedete quel post con la foto di Cucurella, capite cosa si cela dietro tutto il meme con Cucurella, eccetera, eccetera. Comunque, non mi aspettavo niente da una carta comunque con un body type così così. E invece è una sorpresa incredibile, incredibile. Perché è un giocatore, ve lo descrivo in game, non stiamo qua a guardare le stats, eccetera, eccetera. 4-4, alto normale, 1,72 m, fin qua niente di che. Come si presenta in game? Sembra avere 99 di accelerazione, quando vi sprint boostate L1 R1 vola, come avete visto nel gameplay. Ogni volta che tira, finalizza, tiri a giro, tiri di potenza, gran finalizzazione, tutte le volte che gli ho chiesto di finalizzare ha finalizzato. I passaggi sono clamorosi d'altra parte. 90 corto, 88 lungo, 87 effetto, 87 visione, eccetera. Quello che impressiona, vabbè, le stats di dribbling pure sono valide, quello che piace veramente tanto di questa carta è il fatto che difende anche. Cioè, voi immaginatevi più o meno come si difende con Kanté, ok? Un giocatore piccolino che rincorre, ovviamente non è Kanté, non intercetta.
bene come cante, però appena ve lo selezionate e va nei pressi dell'avversario, subito si attacca e va a contrastare in piedi, e lo fa veramente bene bene bene. Quindi difende Kena Faura, si mette spesso sulle linee di passaggio, però non è Kanté. Quindi immaginatevi un Kanté più o meno, però con 4-4 agilissimo, con cui potete sparare filtranti epici e con cui potete anche andare alla conclusione. Quindi è un giocatore veramente sorprendente. Fidatevi, non lo dico perché c'è sto meme con Cucurella, io me lo volevo sbloccare proprio per metterlo lì in panchina e per fargli fare il portafortuna. Invece lo userò perché è un gran bel giocatore. Mi ha fatto 11 gol da CDC, 6 assist, fa dei filtranti clamorosi e poi è pure bello da avere in game, danno un capello ignorante, una scarpetta gialla e poi è Marco Cucurella. Quindi il mio consiglio è sì, bisogna tryhardare, a me mi ha aiutato la chat, ci siamo beccati eccetera eccetera, però fatevelo, avete tanto tempo per farlo, sbloccatevelo in questa versione. Le altre versioni non l'ho provato, ma ho fatto qualche mentre facevamo le partite di per sbloccare la versione più alta, quando portava palla con gli altri Cucurella non era così reattivo, così scattante, così OP, quindi saranno sicuramente discrete, magari l'86, ma poca roba. Quella veramente OP è questa, sbloccatevelo, non ve ne pentirete. Possibilmente affiancatelo a un centrocampista grosso, perché sì, questo si mette, intercetta, contrasta, però è piccolino, non ricopre grossi spazi, dovete essere voi precisissimi a mettermi sulla linea e andare a contrastare. Io dovete affiancare un Zidane, un Vieira, insomma, gente imponente per farlo workare al centrocampo. Sì, l'intesa, se lo utilizzate come centrocampista, consiglio Ombra, perché come vedete gli busta la velocità e le stats difensive, facendolo arrivare ad un bel po' di stats difensive. Quindi, veramente, giocatore consigliatissimo. Tra l'altro, nel gameplay ve ne sarete resi conto. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e fatemi sapere pure qual è la prossima review che volete vedere qui sul canale. Niente, statevi bene, alla prossima.